Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo con il professore Angelo Raffa al Circolo dei Pensionati di Lipari. Tra poco relazionerà nel giorno della festa delle donne su Il filo di Arianna per uscire dal labirinto di una storia perduta. Le donne eoliane, ma qual è il rapporto? Il rapporto è che le donne eoliane sono almeno la metà della popolazione delle eolie, anche di più in certi periodi, e di loro praticamente la storia, la nostra storia complessiva non parla. C'è qualche cenno ogni tanto all'esistenza della donna, perché è moglie, figlia, madre di qualcuno, ed è finita lì. Come attrici e costruttrici di storia di questo arcipelago, le donne eoliane nelle storie eoliane non ci sono. Anche se c'è stato recentemente il volume della professoressa Marilena Macri. Sì, Marilena Baffè, sì. Marilena ha lavorato sostanzialmente nel raccogliere gli antichi detti, le testimonianze, la mitologia nuova degli ultimi secoli nostra, dalle donne la raccolta. E so che la conosco bene, ci vediamo, ci sentiamo spesso. Ma io ho voluto nel complesso non esaltare questa o quella attività delle donne, ma far conoscere attraverso documenti, perché sulla base di queste immagini ci sono anche documenti di ricerche fatte da me fra 30 e 40 anni fa, su vecchi fogli che purtroppo, insomma, mi auguro che siano rimasti al loro posto, puliti, leggibili, eccetera. Ho passato mesi e mesi, quando venivo a Lipari stavo dentro anziché andarmene a passeggio, come giustamente volevo fare, per raccogliere testimonianze documentali. E ho raccolto tante cose. Quando mi sono accorto che tante cose che avevo raccolto, dati, notizie incredibili, eccezionali, non se ne fece, pensavo che sarebbe venuto fuori tutto, invece non è venuto fuori niente di queste donne. Io non voglio esaltare la tale signora di tale nome e cognome, ma proprio la grande massa della popolazione femminile che ha non supportato indirettamente la crescita culturale, sociale, economica delle isole, ma che l'ha creata, è stata la principale creatrice. E allora qui per esempio ci sono delle immagini che parlano sostanzialmente dell'emigrazione, il grande flusso fuori la fuga dall'arcipelago, e dove si sono costruite fortune di eoliane. La grandissima parte di queste fortune, anche di personaggi poi diventati notissimi, grandi medici, scienziati, professori d'università, politici, è dovuta alle madri, perché la grandissima quantità di loro emigravano con la madre, con 5-6 figli, una donna disfatta dal lavoro, soltanto per tentare di dare a mangiare ogni giorno ai figli. Intraprendeva un viaggio di 30-40 giorni, 30 quando andava bene per New York, 40 e passa per Buenos Aires. Per l'Australia non ne parliamo, è una cosa incredibile. Molte di queste persone partivano con 4, 5, 6 figli, ci sono immagini che lo documentano qui, e non tutte arrivavano. C'erano delle donne che morivano durante il viaggio per lo stress, e i figli, anche bambini di un anno, di due anni, morivano e non arrivavano vivi lì. Questa è una tragedia immensa, e questa donna... 40 anni fa si viveva quello che viviamo oggi, si ripete nel tempo. E noi dovremmo ricordare che cosa è capitato a noi, infatti, per capire che cosa capita agli altri. Non sono l'opposto di noi, sono quello che noi eravamo. Quelle tragedie noi le abbiamo vissute, e molti, molti dei nostri cittadini ne sono morti, poveracci. E allora io voglio esaltare il giorno della festa della donna, non qualche signora che ha avuto spazio, ha fatto una carriera, no? Ma quelle che hanno consentito a 100, a 1000 persone di fare carriera, di vivere intanto, di fare carriera, di vivi, e poi di avere benessere, di avere cultura, eccetera. Senza alcune madri veramente eroiche, dico, gente che si toglieva la pelle di dosso per fare vivere. E ci sono quelle più intelligenti, non colte, intelligenti, che miravano non a dare da mangiare ai figli, ma si sono ammassate a lavorare dall'altra parte. C'era gente che lavorava 20 ore al giorno, ma non per dare a mangiare, perché a New York ci riuscivano a dare da mangiare ai figli con un lavoro normale, ma perché volevano che studiassero e facessero la loro vita libera. Ciao, salve.
Ecco. Emblematica la foto di quella donna sull'asinello. Quella donna sull'asinello, ecco, è quella serie di quelle 3-4 foto, anche l'altra. Che le altre donne sono, che portano con le cesti sulla testa. Gaston Vuillet, un pittore francese bravissimo. Che è uno dei tanti grandi viaggiatori alle Eolie. È stato alle Eolie, è stato amico anche di Luigi Salvatore d'Austria, di cui queste prime immagini, insomma, queste che ho montato così sul fondo nero. E Gaston Vuillet era uno attento che non era tanto artista perché faceva cose belle, ma attraverso l'immagine lui raccontava stati d'animo, cioè, e sono stupende quei disegni, quel vicolo là, quelle con la cesta, ecco. Per esempio, i lavori pesanti non li faceva la donna, ma chi l'ha detto? Per trasportare da Canneto a Lipari la pomice che doveva partire da qua quando non riusciva a partire da là, cioè, in testa e sulle spalle portavano la via che inchianava nella sella fra Serra e Monterosa, la via vecchia di Canneto, portavano 100 chili sulla testa e sulle spalle, loro, che non portavano gli uomini. E questa la gente bisogna ricordarlo, ci dobbiamo ricordare che cosa, non una, due, tre signore, ma che hanno fatto centinaia di donne, senza il loro lavoro. Il progresso, la modernità di Lipari, il benessere, come non ci sarebbero. Ecco. Ecco, per concludere, nel giorno della festa della donna non possiamo menzionare i casi di violenza che purtroppo si susseguono, le molestie sessuali, fenomeno che è esploso a più non posso, che, per quel che è trapelato, che si trascina da anni. Ecco, una riflessione su tutti questi fenomeni che purtroppo sono sempre di moda, che sono legati, che sono compiuti da alcuni in mezzo a tanta gente, sono i delinquenti, ma che ci siano delinquenti che sempre più frequentemente, adesso per quanto si sa, compiono dei reati di violenza nei confronti delle donne, è perché la mentalità maschilista, non tanto, ma maschilista arcaica delle signore padrone della famiglia, non capo della famiglia ma padrone, e purtroppo in momenti di grave crisi rivenuta su più di prima, perché i fenomeni ci sono stati sempre, ma erano nell'ordine. Ora c'è un'escalation. Adesso c'è l'escalation perché? Perché a livello familiare è terribile. Perché è una specie di reazione alla lotta per creare una vera eguaglianza, non dire che siamo tutti uguali, ma per crearla nella realtà. Per esempio l'occupazione di certi luoghi importanti economicamente, culturalmente, di potere da parte delle donne nella politica, nell'amministrazione, nella grande dirigenza di aziende, nella scienza, questo dà fastidio a chi ha quella mentalità così barbara, insomma, e rafforza quello, il male che c'era prima, anziché aiutare, insomma, la scomparsa del male, lo ha reso ancora più terribile. Ogni giorno leggiamo sul giornale, vediamo la televisione. Bene, abbiamo completato. Prego, sì, sì. Ripigliamo. Parte da queste due immagini che rappresentano l'entrata a questa sala. L'entrata a questa sala, qua. Dove siamo noi? Questo. Io un giorno di decenni fa stavo partendo, quando stavo qua e lavoravo fuori, venivo i 2-3 giorni, lasciavo la famiglia appena fatta, la mia famiglia, scendevo da qui e andavo a prendere il traghetto allora. E un giorno uscendo trovo questo buco così. La ruspa era andata a caricare su un camion della roba e veniva a prendere l'altro, quindi un'ora dopo non ci sarebbe stato neanche questo rudere. Questo rudere, come qui si vede, non comunica con questa parte, con il resto dei fabbricati che stanno dietro verso il Palazzo Vescovile. Era a sé stante ed era questo che si vede qui nel disegno di Luigi Salvatore, ed era a Rutara, a stanza da Rutara. A Rutara era una donna incaricata dal comune che stava lì giorno e notte, la pagavano veramente 4 soldi nell'elemosina, e dove c'era questa finestra c'era una ruota che girava, una ruota come nei monasteri di clausura, dove si mandava una cosa alle suore e si metteva dentro. Invece di mandare la torta o il piatto di pasta alle suore, qui ci mettevano i bambini rifiutati per tanti motivi.
per tanti motivi, economici, sociali, eccetera. Questi bambini, centinaia e centinaia di bambini, si mettevano dentro la ruota. La ruota girava con una corda che stava un po' lontana, ma è che chi l'aveva messo tirava, dentro suonava il campanello, perché d'inverno, ti saluto. Tutto in diretta. Sarebbero una mia ex alunna e una mia ex alunna. Ci sono alunni miei nonni, peggi miei. E allora dicevo, la donna che entrava, prendeva il bambino, girava la ruota perché sarebbe morto nella notte, il bambino appena nato al freddo, no? Gli dava, metteva la coperta, gli dava poi il latte, cioè, l'indomani quando veniva qualcuno, cioè, perché chiamava quelli che passavano a sostituirla, a stare attenta, lei il bambino lo lasciava qua, andava al comune e denunciava la nascita di un bambino figlio di nessuno. E lì, quello è un dramma delle donne, molte donne non volevano per lasciare il bambino, questo è il punto, perché c'erano persone ricche che non volevano far vedere che avevano un figlio non legittimo loro e del marito, e questo. Ma una gran parte era delle povere donne, delle povere famiglie, in cui c'era la tragedia, una famiglia che aveva 7-8 figli e non ce la faceva campare, nasceva una bambina, significava che dovevano non aspettare che la bambina fosse produttiva nel lavoro 10 anni, 15 anni, e intanto dovevano preparare la dote per sistemarla, perché senza dote non si sposava, manco la figlia del povero. Ed era una e qua dico, una storia delle donne passa da questo androne da cui siete passati adesso. Bene, 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 abbiamo completato, ringraziamo il professore Angelo Raffa, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.